Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Lockdown Day 9. 9 giorni dal decreto del Presidente del Consiglio che ha esteso la zona rossa a tutta l'Italia. 9 giorni dall'inizio della separazione e della segregazione. Vivo in un posto dove non c'è mai molto rumore. Di notte non si sente quasi niente. Quasi. Prima. Adesso il silenzio è assoluto. Esci fuori dopo cena e non senti nulla. Una forma di deprivazione sensoriale. Prima, sempre prima, il silenzio mi faceva piacere. Ero contento di sentire il mio respiro e di poter guardare il cielo senza disturbi sonori. Adesso il silenzio mi prende allo stomaco. Anni fa, occupandomi di disabilità, parlando con un medico, condividemmo questa riflessione. La cecità allontana le persone dalle cose. La sordità allontana le persone dalle persone. Ecco, prima il silenzio non mi rendeva sordo. Adesso il silenzio mi separa dagli altri. È per questo che c'è Metamood on the Air, perché vogliamo rompere questo silenzio straniante e perché anche a distanza la relazione con i miei fratelli punk sumeri, con i quali condivido la gioia di fare musica, attraverso queste parole e queste canzoni si ristabilisce. Questa è la terza puntata di questo format. Parleremo ancora della nostra situazione conseguente al virus e alla condizione di separatezza che ci impone, ma faremo anche delle domande di ben più ampio respiro, fondamentali se si vuole venirne fuori. Non facciamo lunghi e argomentati discorsi, anche perché questo mezzo comunicativo lo conosciamo poco e male. Diciamo alcune parole, evochiamo contenuti, perché siamo da sempre convinti che è proprio in questi momenti che occorre tenere viva la memoria della lotta. Oggi solo musica straniera anni 60 in scaletta. Benvenuti a bordo della navicella spaziale punk sumera della Metamuta. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die
My Generation, The Who, 1965. Questa invece è Let's Spend the Night Together, Rolling Stones, 1967, dall'album Between the Buttons. Don't you worry about what's on your mind, oh man. Iniziamo un ping pong tra le due band culto degli anni 60 e primi anni 70. La prossima è Happiness is a Warm Gun, dal White Album, da un'idea di John Lennon. Sono i Beatles, 1960. She's not a girl who misses much. Touch of the velvet hand, like a leaf on a window pane. Mile in the crowd with a multi color Minnesota thumbnail boots. Die with his eyes, but they hung the beach and walking over time. I saw the impression of his wife, and she aimed it to make it to the National Trust. I'm going down, down to the pistol I'm left town. I need a fix, cause I'm going down.
Vado a sapere c'è un tegao, 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 vado a sapere c'è un tegao. Of wealth and taste.
test, or I'll lay your soul to waste. Yeah. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Yeah. But what puzzling you is the nature of my game. Mean it. Get down. Lunghissima coda a questo straordinario pezzo dei Rolling Stones. Dicevo del silenzio e parlavo appunto di un prima e di un adesso. Ieri mi sono imbattuto in queste sacrosante domande poste da Claudio Margiotta, alle quali si deve pretendere una risposta. Parlano anche queste di un prima e di un adesso, ma non riguardano il silenzio, né altre sensazioni o stimolazioni sensoriali. Riguardano probabilmente la causa di tutto questo. Non mi interessano le colpe né i giudizi. Non amo il giustizialismo e non credo nella vendetta come sistema di superamento delle nefandezze. Però chi è responsabile di tutto questo, chi l'ha causato intenzionalmente attraverso la determinata e costante ricerca del profitto e la disumana contaminazione delle relazioni sociali, impoverite, dilaniate in nome di un costante sfruttamento e di una diseguaglianza sempre più feroce, chi è responsabile di tutto questo deve rispondere a queste domande e poi levarsi dai coglioni. Domande ai seguaci del liberismo. Perché adesso si possono stanziare migliaia di miliardi e per 20 anni avete sempre risposto ad ogni rivendicazione sociale che i soldi non c'erano? Perché adesso si possono investire miliardi a sostegno di famiglie e imprese e per 20 anni ci avete detto che gli aiuti di Stato erano vietati e si potevano finanziare solo le banche? Perché adesso il patto di stabilità può saltare e per 20 anni ci avete detto che era l'unica legge sovrana a cui sacrificare tutto? Perché adesso si possono requisire le banche, le cliniche sanitarie, scusate, ai privati e per 20 anni le avete finanziate smantellando quelle pubbliche? Perché adesso si possono obbligare le imprese a convertire la produzione e per 20 anni ci avete detto che l'unico regolatore sociale era il mercato? Perché adesso ci chiedete di essere tutti uniti e per 20 anni ci avete detto che dovevamo competere perché solo uno su mille ce la fa? Perché adesso ci dite che siamo un'unica umanità e per 20 anni ci avete detto che dovevamo respingere chi arrivava dal mare? When you get to the bottom, you go back to the top of the slide and you stop, you turn. Yeah.
to the bottom, you go back to the top of the slide. Stop, return, go for a ride. Questa invece è You Can't Always Get What You Want, di nuovo nel Ping Pong con gli Stones, è un pezzo del 1968. Sempre avere quello che vuoi. E il prossimo pezzo, sempre di rimbalzo con i Beatles, è una fantastica creazione di
George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, ancora dal White Album. Di George Harrison interrompe questa partita tra Stones e Beatles. Il prossimo pezzo è di un'altra band straordinaria di Oltremanica. È il primo loro disco, The Piper at the Gates of Dawn. Il pezzo è Astronomy Domain, un capolavoro di Syd Barrett del 1967. Questi sono i Pink Floyd.
abbandoniamo la psichedelia dei Pink Floyd e introduciamo un pezzo che è un classico del 1964 di una band che si chiamava Animals, capitanata da Eric Burdon, un grande bluesman, agli esordi con questo pezzo. Il pezzo è famosissimo, The House of the Rising Sun. Mentre tutti noi stiamo cercando di superare il dramma della pandemia, c'è già chi è al lavoro per trarre da questa situazione un profitto. In questi giorni nelle borse
virus diffuso e pervasivo, accettato quasi come inevitabile, se non benefico, si assiste ad una speculazione che in pochi evidenziano. Noi lo facciamo. Il più grande fondo speculativo del mondo, Bridgewater, ha piazzato una serie di puntate per un totale di 14 miliardi di dollari su un ulteriore crollo delle borse europee e delle aziende quotate. La tecnica è quella delle vendite allo scoperto, ossia si vendono titoli senza possederli, con l'impegno ad acquistarli e consegnarli in una data futura prestabilita. Se nel frattempo il prezzo scende, si guadagna sulla differenza. E il prezzo scende anche proprio a causa di questo intervento. È un doping finanziario che raggrava non poco gli effetti della crisi in corso. Chi fa speculazioni poco si interessa se la borsa scende o sale. L'importanza è che i mercati si muovano verso l'alto o verso il basso, per loro cambia poco. Siamo passati negli Stati Uniti un grandissimo, un immenso Jimi Hendrix, 1968, Voodoo Child, dall'album Electric Ladyland. Oh,
Questo invece è un pezzo proto-punk, I Wanna Be Your Dog, The Stooges, l'iguana Iggy Pop, 1969. Prossimo è un pezzo decisamente più tranquillo, è un pezzo uscito postumo a causa della morte dell'autore in un tragico incidente aereo nel 1960. Thinking and wondering, walking down the road, I once was
Dylan si passa all'acidità della West Coast, siamo nel 1967, una rivisitazione musicale di Alice nel Paese delle Meraviglie, questa è White Rabbit, loro sono i Jefferson Airplane. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Alla voce di Nico, dalla West Coast alla East Coast, siamo a New York 1967. Questo album è Velvet Underground e Nico, il pezzo è Femme Fatale. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. Build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. Long. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Ora, per chiudere questa puntata di oggi, fatta di riflessioni e di domande, un ultimo ragionamento su quello che vediamo e sentiamo intorno a noi.
Abbiamo assistito ad una prova di civiltà da parte di molti, in tanti sono restati chiusi nelle loro case, rispettando le distanze di sicurezza quando obbligati ad uscire per motivi importanti. Rimando alla questione dei molti costretti a lavorare, spesso senza adeguata protezione, perché è un problema che richiede uno spazio più ampio e che affronteremo presto. Però il senso civico sembrerebbe improvvisamente rinato in molto di noi. La situazione pare incoraggiante, ci porta a sperare nuovamente nel genere umano, in un nuovo patto sociale. Si vede un rigurgito di responsabilità individuale che ci potrebbe far sperare in un cambio di passo, dove il senso di comunità viene rimesso al centro delle nostre relazioni, dove l'egoismo lascia il passo a solidarietà e riconoscimento della necessità di partire da noi stessi per poter davvero modificare quello che non va. Ma il substrato sociale caratterizzato da analfabetismo funzionale non si spazza via facilmente, nemmeno con un evento straordinario com'è innegabilmente questa epidemia. E dobbiamo stare anche attenti alla diffusione di questo virus ben peggiore del Covid-19, l'ignoranza e soprattutto la propensione all'odio. Nel giro di qualche giorno, a volte di sole qualche ora, siamo passati dalle urla contro i migranti alla testarda riproposizione del medesimo atteggiamento nei confronti dei nuovi nemici, quasi che questo meccanismo proiettivo aiutasse a sentirci meglio. Adesso l'odio è spesso rivolto a quelli che stanno in strada, considerati nuovi untori, dei quali si sa poco e nulla, ma che diventano appunto il nuovo nemico. Dalla finestra, sul proprio profilo Facebook, si assiste ad un linciaggio fatto di foto e perfino di denunce. Posto il fatto che pare ovvio rispettare e riconoscere le misure di contenimento come utili per limitare il contagio, si assiste però a una nuova campagna di becero attacco contro presunti colpevoli. Quando il saggio indica la luna con il dito, gli sciocchi guardano il dito. Silvia Cuna Ballero scrive: chi crede seriamente che prendere una boccata d'aria per strada in sicurezza sia una grave violazione del senso civico sta sostenendo un pensiero non molto diverso dalla superstizione. Sta negando la possibilità, viva Dio, data al cittadino di valutare le circostanze per agire in modo responsabile, gestendo i margini di libertà che gli sono dati. Ecco, quello che dice la Ballero non rimanda alla negazione di una regola, ma alla sacrosanta rivendicazione di una libertà fatta di responsabilità e protagonismo dell'individuo. Se si toglie questo protagonismo non esiste comunità. Per molti risulta impossibile riuscire ad accettare che la soluzione non si trovi semplicemente individuando il colpevole fuori da noi, come capro espiatorio di questa situazione. Ancora l'odio. E se si va così, non se ne esce. Ci vediamo presto, state a casa, ma imparate a non dare giudizi e non mettere etichette addosso a chiunque. Noi non abbiamo un problema, noi siamo il problema. Metamuta on the air torna presto, ciao. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up.